tutte le gioie acquisite, le grandi soddisfazioni in 25 anni di musica, e un antologico serve a questo, a guardarsi un po' indietro per poter affrontare il futuro. E non per guardarmi io e basta, ma per farmi anche guardare dagli altri, e dal pubblico soprattutto, ma anche dagli addetti ai lavori, che con senza offesa per nessuno, ma alcuni hanno letto Marco Masini davvero realmente come è, altri l'hanno un po' interpretato alla loro maniera, quindi è giusto un percorso da rifare insieme, no? E per quanto riguarda il festival, io quest'anno sento molte canzoni valide e cantanti molto bravi, alcuni giovani, alcuni magari che vengono dalla mia generazione, quindi la gara sarà bella e sono veramente orgoglioso di poter far parte di questo cast. Bocca al lupo, grazie. Crepi, grazie. Ciao Marco, sono Tommaso Aroncelli, il garantista. Ciao. Da Fiorentino anch'io mi associo, perché l'omaggio a Nuti, oltre ad essere una cosa bellissima, sarà per te una delle più belle canzoni della storia della musica italiana e non tutti la conoscono. Però volevo chiederti, di Sette Sanremo che hai fatto, un ricordo di ognuno che ti porti dietro e se c'è quello che non rifaresti? Allora, ricordo del primo la vita che mi cambiò in un attimo, e questa è un aneddoto veramente carino, perché io i giorni delle prove non mi conosceva nessuno, e avevo 20 anni e guardavo con degli occhi innamorati al primo impatto una hostess che portava un profumo nella sala, girava e portava profumi, non mi guardava nemmeno quanto ero alto, non ero tanto alto, però non mi guardava in ogni caso. E poi ritornai alle prove, la riguardai un'altra volta e non successe nemmeno, non si girò neanche, provai a far finta di toccarla con un braccio così, tipo scusa, e lei non mi disse neanche non ti preoccupare, non fa niente. Finito il festival, appena vinto, entro in una sala chiusa, tipo un camerino, a un certo punto sento bussare lei che mi fa sei meraviglioso. Da lì capii che qualcosa era cambiato e non era certo il mio aspetto fisico. Quindi era cambiata la vita, quindi questo è un ricordo pazzesco, perché dal 1900 a febbraio 1990 la vita mi è cambiata. Poi il Sanremo dopo è stata il trionfo, perché lo fai, ha segnato il record del secondo disco, perché ha superato 1,5 milioni di copie, e Malinconia era l'album in questione, quindi è stato il Sanremo della